Music Generation. Buonasera a tutti, eccoci di nuovo qui con Marcello Romeo, Clary B. E chi c'è a fianco a te, Marcello? Emil Spada. Ciao Emil. Ciao a tutti. Piacere di conoscerti. Piacere mio. Allora, questa trasmissione l'abbiamo di nuovo ripresa. Noi siamo ripartiti, ragazzi. Un mese di vacanze, ragazzi. Ma chi fa oggi un mese di vacanze? È troppo. Non ce la facevamo più. Poi dopo io, in vacanza al mare, fra l'altro, Rete 8 spopola. Racconta quello che mi hai detto prima. Beh, niente, sono entrato in un bar per mangiare un fritto misto di quelli asportabili così a riccione e avevo un maxi schermo, c'era Rete 8, nonostante la mascherina, il barista mi ha riconosciuto. E cosa ti ha detto? Ma sei quello di Music Generation. Cavolo. Sei Clary B. Io, no, non sono Clary B, io sono Marcello. No. Ecco, è così. Vabbè, se c'era anch'io ci presentavamo entrambi, dai. Allora, Emi, tu che sei quasi romagnolo, perché io so che gli imolesi si sentono più romagnoli, vero? L'imolese sei più romagnolo, sai, dopo che sta a San Pietro sei già in Romagna, insomma, si dice. Io fra un po' anche quelli di Castello li lascio in Romagna. Oramai anche loro. Distinzione. No, il romagnolo, l'accento di Imola è bellissimo, senti che bello. È un po' diverso, sì, rispetto a qua. Cioè, se già, si sente già che... Un po' più chiusa. Ce l'hai chiusa? Lei è un po' più chiusa. Beh, lei è un'intenditrice, già visto, visto? Quale già visto la... No, infatti. Emi Spada oggi qui, insomma, l'avevamo tanto detto nelle scorse settimane, appunto prima di chiudere, avevamo fatto anche messo in onda il suo brano senza il video, perché adesso poi durante la trasmissione avremo modo di vedere questo favoloso. Ma, d'altronde poi video. Abbiamo pubblicato già di nuovo tutte le storie sulle nostre pagine social con appunto la cosa che noi siamo ripartiti. Oggi la primissima puntata di settembre, che cioè, siamo già per un mese, esatto. Purtroppo stiamo andando verso l'autunno, c'è un caldo, è bellissimo. Io ero a Milano in mattinata, era un caldo incredibile a Milano. Beh, effettivamente è tornato poi il caldo. Sì, c'è stato tornato. Quei 3-4 giorni che mi avevano destabilizzato. Io con l'inverno mi chiudo. Bene, però ricordiamo le pagine social. Brava, ecco. Music Generation Rete 8, pagina Facebook, Music Generation pagina Instagram. In diretta Facebook, ci siamo anche adesso. Anche sul titolo TV in diretta, esatto, Facebook. Esatto, e canale 86, Rete 8. A questo punto chiedo a tutti di condividere nelle vostre pagine dal titolo TV il nostro programma. E io lo farò immediatamente. Intanto Emil ci dice quali sono i suoi social e dove lo possiamo trovare. Vabbè, mi trovate un po' dappertutto, ovvero Facebook, Instagram, sempre col nome Emi Spada, e poi vi invito ad andare sul sito ufficiale che è emispada.it, dove trovate un sacco di cose. Non sei un TikToker? Lo shop, no, il TikToker TikTok non mi ci trovo, TikTok cioè più giovine come, esatto, come esatto. Social, no? Poi io non mi vedo a fare i balletti, come faccio io? Vabbè, magari balli la tua canzone, dai, ti diverti. Faccio ballare qualcun altro, esatto, è meglio. Esatto. Benissimo, allora, cara Clary, con che cosa partiamo oggi? Partiamo con Erika Petti. Nata nell'89, sì. A Formi in Popoli, partecipa a un sacco di contest, tipo nel 2014 a Castrocaro, sì. Arriva ai quarti di finale, ama la black music e devo dirti che la black music appassiona molto anche me. Io sono molto appassionata di black music, gospel, insomma tutti questi generi molto molto particolari. Pubblica un sacco di singoli con la PMS Studio, Free Spirit, Scelgo di rimanere qui, Just to Find Myself, insomma una carriera artistica davvero molto molto interessante. E adesso andiamo ad ascoltare, non abbiamo il video ma abbiamo insomma la sua immagine, quindi ve la presentiamo con la sua immagine, Se fosse vero. Grande, Se fosse vero, con le foto che ha collezionato, che ha messo insieme, donato, e via che andiamo. Erika Petti. Erika Petti. È inverno in questo
racconto di me, di questo stato infernale. Io mi sento di essere vera e cerco un appiglio in questa stanza di sera. È strano cadere, salire, scendere piano alzando la mano. Ma se fosse vero che basta parlare per risolvere un mistero, e se fosse vero, io starei qui a baciarti per almeno un giorno intero. Ma se fosse vero che basta sbagliare per riuscire ad imparare, e se fosse vero, io non smetterei di credere ad un mondo più sincero. Scivola via questo mio sogno, tu raccoglilo in fretta senza guardarmi. Oh yeah. E ora dimmi dove vuoi andare, siamo io e te a farci scudo dal male, la forza che ci sostiene. Che basta sbagliare per riuscire ad imparare. Complimenti per questo brano, Erika, davvero molto molto bello. Aspettiamo presto di vedere il tuo video, siamo curiosissimi, io, Marcello e anche Emil. Se fosse vero, se fosse vero, Erika Petti, lo trovate su tutte le piattaforme. Spotify, Amazon Music, Deezer. E vi ricordiamo che tutti i brani che sentite questa sera, da questa notte, saranno sulla nostra playlist Music Generation su Spotify e anche su Cuore di Vinile, che ha in questo momento 2400 fans. Complimenti. Quindi, e anche noi ne abbiamo mica pochi, ne abbiamo 1700. Cresciamo insieme. D'altronde, quindi, potete scrivere anche un messaggino al 336 20 64 68. Noi siamo sempre qui, abbiamo il nostro schermo. Se volete inviare un messaggio, leggeremo i vostri messaggi in diretta. Vogliamo salutare qualcuno? Arrivano già gli saluti. Marco, ciao Marco, come stai? Tutto bene? Gianluca, tutto ok? Ciao a tutti. Mamma, c'è la mia mamma che mi sta guardando. Come sempre. È lì in poltrona, guarda lì, lì. Ciao mamma, ti saluto. Ciao, ciao mamma. Lo so che stai guardando in questo momento canale 86. Lo so. Me l'hanno detto. Emile, volevo chiederti una cosa. Quest'estate cosa hai fatto? Hai suonato? Hai cantato? Hai fatto qualche live? Ho suonato, tutto quello che hai detto l'ho fatto. In più ci siamo andati avanti con l'etichetta, con Raffaele, con la PMS, nella produzione, diciamo, che c'è una novità che arriverà a fine di ottobre. Dopo questo singolo qui usciremo con un altro singolo che ha una grandissima collaborazione che però tengo ancora nascosta. Forse sai già qualcosa guardando l'orecchino, però sì. Un tipo di orecchino, è vero, da notare, se non stile, uguale. Da notare lo stile di Emil, maglia rossa, scarpe rosse, orecchino, cioè orecchini e gli occhiali che non li ho fatti mai vedere. Lasciare nulla al caso, ragazzi, sì. A me mi portò anni fa nello studio di Vasco Rossi, dove lui registrava e dove ho registrato anche la mela baciata. Noi siamo tutti grati a Raffaele Montanari per quello che fa con noi, perché siamo arrivati a Raffaele Montanari. Ma prima di conoscere Raffaele, mi ricordo benissimo quando con Emil andavamo dal buon Nick a registrare con Vasco Rossi nello studio lì di fianco. Esatto. È così che salutiamo. Chiaramente Vasco, grazie a lui, è nata Punto Radio e questi studi dove noi siamo oggi. Allora, vi voglio parlare di un maestro,
di un maestro che spero ci stia ascoltando in questo momento, di un maestro che nasce a Faenza, un maestro faentino, ma non è un fantino, sembra un fantino, però è un cavallo di razza, perché lui è Gabriele Bertozzi. E il maestro Gabriele nasce a Faenza, dove poi ha frequentato il liceo musicale, ha studiato jazz, poi è entrato nella, diciamo, composizione al Conservatorio Martini di Bologna, ma non contento è passato anche a Rossini di Pesaro, compositore, autore, arrangiatore, ha vinto tantissimi concorsi a livello nazionale. Nel 2010, grazie a un amico, riesce a conoscere Raffaele Montanari ed entrare in PMS con noi. E così ha pubblicato un brano, Così te ne sei andata, che ha avuto un bel discreto successo. Ma in questi giorni è uscito con un brano, La linea virtuale, che anche qui non abbiamo il video, abbiamo l'audio con la sua immagine, quindi ve lo presentiamo anche lui con la sua foto. Andiamo a ascoltare quindi La linea virtuale. Anche tu conosci benissimo Gabri, è uno Gabri. Dei miei idoli indiscussi. Ciao Gabri. Ciao Gabri, salutici da Romagna e Faenza. Ciao. Regia, vai. Sono seduto sulla riva del fiume ad aspettare, dentro tanto rancore per dover appurare che era meglio pescare, gettare ogni sorta di frustrazione, potendo gestire ogni pura emozione che stanca e sudata se ne stava lì al sole, dolente, impotente, come recidere un fiore che anche reciso non perde colore. Sarebbe più saggio ritrovare se stessi e non assodare se ogni torto subito crea la condizione di dover rinunciare a lottare ogni giorno per la nostra intenzione, capaci di dare una sicura accezione morale virale del vivere insieme in una dimensione dove ogni respiro diventa un soffio universale. Peccato che non abbiamo il video, ma non so se ci avete visto, ne abbiamo ballato ed eravamo anche super coordinati. Grande Gabriele, è un bel brano questo. Delle cheerleader sembravamo. Delle cheerleader. Cheerleaders. Mancava la gonnellina, esatto. Il top e come si chiamano le cose? Pompon. Post.
Allora, Emir, dici in due parole, tre parole, quattro parole chi è Emir Spada, perché ci sarà pur qualcuno stasera che non ti conosce. Dice, ma chi è quel bellissimo ragazzo, quella rock star di fianco? Con gli occhiali rossi. Con gli occhiali rossi. Chi è? Prima chi di è tutto Spada? è un sognatore. Perché credo che comunque chi fa questo mestiere debba innanzitutto sognare, cioè avere delle idee, no? Che a volte sono anche utopiche. Però, come si suol dire, a calare c'è sempre tempo. L'importante è puntare in alto. E da lì, niente, più che altro, dopo divento, col tempo, divento però un cantattore, come mi disse il buon Mogol, facendo un concorso in quel di Cirié, a Torino. E sul palco mi piace molto muovermi o comunque interpretare il brano. E questa cosa, a fine concorso, insomma, non arrivai neanche nei primi tre, ma questo, cioè, i Sex Pistols non hanno mai vinto niente, come si suol dire, e sono i Sex Pistols. E lì mi disse lui, guarda che non è importante la vittoria, è importante quello che trasmetti, e per me tu sei un cantattore, sul palco mi hai dato più di quelli che hanno vinto, poi dopo sai, si va valuta la tecnica e insomma altre cose vocali. Ma il concorso era il Tour Music Fest? No, era un altro concorso che si svolgeva a Cirié, che si chiamava Senza Etichetta. Era un concorso 7-8 anni fa, e per i ragazzi che non avevano appunto un'etichetta, cioè che scrivevano, comunque erano cantautori che non avevano in quel momento un'etichetta. Poi dopo da lì invece, proprio grazie a quella cosa lì, dopo mi cominciai a avvicinare a... Certo. E poi adesso sono arrivato alla PMS, però insomma prima ho fatto altre esperienze. Dopo ci racconterai qualcosa di più. Che cosa possiamo vedere adesso? Adesso andiamo con Variabili Costanti, un duo femminile, Giulia e Daniele. Giulio e Daniela. Che addirittura diventano, cioè, un duo proprio post-lockdown, su consiglio della loro insegnante di canto. Sì. Quindi diciamo che le ha indirizzate piuttosto bene. Partecipano appunto alle Stelle, arrivano addirittura anche in finale, partecipano a Cantarìo vincendo il primo della critica. Conosciamo tutti noi questi concorsi, li abbiamo visti tutti, o in giuria o eccetera. È una produzione con PMS. Sì. Oggi andiamo a vedere il video di Giorno Zero, che è il loro nuovissimo singolo, e siamo tutti molto molto curiosi. Perché Giorno Zero l'abbiamo già trasmesso, mi ricordo, in aprile, esatto, o in maggio, il brano senza video, ma oggi vediamo il video di Giorno Zero. Le zanzare sono comprese nel prezzo. Variabili costanti. Variabili costanti, vai. Tira, ritira, prima o poi si spezza. Te lo avevo detto, madre pazienza, coraggio, partenza, via. La mia strada inizia qua. Con nuovi occhi, arrangiarsi in queste scarpe. Troppo strette o troppo larghe, ma c'è una luce da seguire, e quella luce sono io, che ho cercato così tanto, e ho vagato sola e stanca, ma c'è una luce da seguire, e quella luce sono io, che ho aspettato e riaspettato, che qualcuno mi parlasse, ma ho trovato solo vuoto e silenzi inutili. Io che non ero mai abbastanza, abbastanza o troppo poco, ma ho trovato questa luce in questa luce. Thank you.
sentirò più stanca, neanche quando questa luce nella luce tornerà. E non avrò nessun rimpianto, non esiste il fallimento, tutto quello che ho passato nella luce. Braccia nel vento, volo in questo cielo che non giudica. Complimenti, variabili costanti. Io e Marcello ne approfittiamo anche Emil per fare qualche saluto. Sì. Salutiamo tua figlia, Giorgia. Giorgia, che ci sta seguendo. Ciao, ciao Giorgia. Saluto mio papà e saluto i miei nonni. Esatto, e salutiamo anche Moreno Forte che ciao, ci sta Moreno. Seguendo in questo momento. Salutiamo Raffaele Montanari. Ciao. Bella Raff. Allora. Procediamo. Chi mi presenti ora, Marcello? Ma io prima di presentare qualcuno volevo fare un'altra domanda. Sentiamo, dai. Sentiamo. Dai, cosa gli possiamo procedo chiedere? Io? Vai, volevo sapere quanto contano Gallo e Vasco nella tua vita. Oh. Bella domanda, questa è una domanda bella. Complimenti. Allora, con Vasco, insomma, essendo io nato cantautore, poi dopo, vabbè, mi sono avvicinato dopo ai gruppi rock anni 70-80, però tutto quel mondo lì degli anni, fine anni 70-80, Rino Gaetano, Vasco, insomma, mi hanno influenzato molto a livello sia di scrittura che di composizione, ovviamente. E poi è successo che io, essendo di Imola, a Imola c'è appunto il Gallo, che è il Gallo, è il bassista di che Vasco. Salutiamo, grande dall'80. Gallo. Ciao Claudio. E niente, Claudio, praticamente dopo qualche annetto che insomma ci conosciamo da un bel po', dopo qualche annetto che sentiva le mie canzoni, un giorno con la sua voce un po' scura mi fa: ma te, perché non andiamo da Vasco? Mi ha detto. E mi ha portato dentro lo studio di Vasco a inizio del 2013-2014, dove ho conosciuto Nicola Venieri, di cui parlavamo prima con Marcello, e da lì è nata questa collaborazione in cui Nicola mi faceva da produttore artistico, ed è nato un primo EP, quindi dal titolo Post Atomico, in cui ce l'ho. Molto, molto rock and roll. E poi dopo, appunto, qualche annetto dopo, abbiamo prodotto con Marcello lì dentro Il Sogno, un bellissimo brano che Sanremo abbiamo portato 2018, a Sanremo 17, se non sbaglio. Sanremo Giovane 2017, è arrivato quasi lì oramai per sul palco. Ma dopo, io volevo chiederti, a te piace solo musica italiana o anche straniera? No, ascolto veramente di tutto. Anche il brano che è appena uscito nasce da... Facevo un sacco di ascolti eterogenei un paio di anni fa, ma dalla bossa nova, anni 50, la classica. C'è una parte del brano che mi è stata ispirata da Morricone, per dire. Poi dopo capirete qual è. Quindi anche Green Day, qualcosina del genere? Sì, anche... sì, anche rock internazionale, italiano, straniero. Cioè non mi do limiti, proprio perché secondo me darsi il limite ti incanala solo in una direzione. E questo la dice lunga sull'artista che abbiamo oggi qua in diretta con noi, Amy Spada. Io invito i nostri radioascoltatori, chi ci ascolta in streaming, su radio, in macchina, chi ci ascolta in TV in questo momento, chi nel PC, chi nel cellulare, insomma... Andate su Spotify, cercate Emil Spada, guardate che razza di prodotti con musicali una pubblicità ha. Così Emil andare. Spada e soprattutto su YouTube i video che ci sono. Adesso Franco ne vedremo due, uno più bello dell'altro. Ok, torniamo da te a bomba fra poco, perché adesso abbiamo Andrea Dessì, che è stato più volte qua ospite con noi. Assolutamente. Andrea Dessì lo conosciamo perché insomma è con gli Alto Mare. Scusa, il progetto con i Marea, non gli Alto Mare, i Marea, progetto Marea con Massimo Tagliata, lo abbiamo conosciuto le prime volte con Mietta in un locale noto qua a Bologna, dal blues al flamenco. Poi è stato qua ospite, ha presentato almeno 3-4 video
in consecutio tempore, come si dice in latino, ma oggi lo abbiamo qua con una novità assoluta, una novità assoluta. Un po' spagnola. Sì, esatto, e si intitola Soledad, dico bene. Assolutamente, Soledad. Quindi dopo Mieta, dopo Sherrita Duran, eccolo qua con noi, con questo nuovissimo brano, con Jerusa Barros e Massimo Tagliata, il video di Soledad. Andrea, spero sia sì. È un video. È un video. Ci confondiamo. Come diceva Salvi, è un video. Un'altra cosa, però. È un video. Vai, Andrea De Sì, mitico, grande chitarrista bolognese. Para quien lleva un verso hasta la luna, en la luz de tu luz, en la luz de un viejo tiempo. Soledad, la vida es libre, la gente que no va, no que no sabes de los hombres que han llevado ese último sentido. La vida es soledad, mi musa es libertad, y canto una lucha y un dolor. Soledad, exilio de un corazón caliente como yo, como fue la multitud, con disputa en el viento, he perdido en un momento. Bellissimo, bellissimo. Mi è piaciuto davvero tanto, tanto, tanto. Poi mi sa che anche la ragazza era davvero molto, molto brava, con un bellissimo vestito rosso, complimenti. Ecco, le donne guardano subito. E le donne, ragazzi, hanno due emisferi che possono fra di loro, come dicevo quella sera, amarrati, possono, diciamo, interloquire fra di loro. Emil, potevi esserci anche tu, tutto vestito di rosso. Hai visto? Cioè, però secondo me è meglio che ci fosse lei nel video. Sì, la rende di più sicuro. Lasciamo le donne nei video che sanno riempire. Noi pensiamo a suonare. Ma sì, chitarra, strumenti. Dai. Allora, a proposito, comporre. Strumenti. Si compone per le donne, in realtà. Almeno il 90% delle cose che io ho fatto. Ci si ispira un po', no? Ci si ispira a voi, insomma. Salutiamo Massimiliano Carta, detto Max, di Bergamo, che mio cugino. Ciao caro, salutiamo te e la tua bellissima scuola di danza, una scuola di ballo incredibile, una squadra a Bergamo, una cosa favolosa. Massimiliano Carta, Max Carta, con la sua scuola
di ballo e di danza, bravissimo, grandissimo ballerino mio cugino, non perché è mio cugino, ma ragazzi, è bravo veramente, è veramente bravo. E poi mi assomiglia anche un po'. Davvero? Sì, ma io guardando lui un po' mi ricordo più giovane. Ok. Allora, caro Emil, io mi ricordo che Dalla, tempo fa, quando era in vita, poverino, lui comprò una Porsche Cayenne e mi disse, Marcello, sai che nella mia Porsche ho messo anche la doccia? Io non ci credevo. Ha aperto di dietro la Porsche Cayenne e ha fatto anche la doccia dentro, perché lui fa, io uso questo quando vado ai concerti, non vado a dormire in albergo, io dormo qua dentro la Porsche Cayenne e mi faccio anche la doccia. Ma è un po' piccola però. No, era riuscito, beh, lui non era enorme, tantissimo. Era riuscito a far tutto. Ma io ti chiedo, anche tu però hai qualcosa di simile. Che ho anch'io. Dunque, ho comprato, visto che ho detto nella mia vita farò questo, invece che comprare un'auto, qualche annetto fa ho deciso di comprare un furgone. Un furgone. Un Transit a 6 posti. Quindi bello grande. Un enorme. Un Transit bianco. Bianco, che poi ho tutto dipinto, esatto, esternamente con immagini di musicisti a cui mi sono ispirato nella mia carriera artistica. E con quello, insomma, vado in giro. Anche per fare oggi le tue famose tappe importanti. Esatto. Facciamo una gara. Siccome questo bellissimo Transit, Ford Transit di Emi Spada, c'è scritto proprio Emi Spada. Gigante. Gigante. Ogni tanto si vede in tangenziale a Bologna, in autostrada, in giro. Chi lo vede deve fotografarlo e deve mandarci la foto. Inviatela in direct sui social. E inviatela qui. Avrete sicuramente un CD di Emil, un CD di Marcello in regalo. Venduta. Ci sto. Mandatelo, mandate le foto. Perché è facile incontrarlo. Io tante volte lo vedo in passare col suo furgone. Sempre però nel senso contrario al mio. Il problema è che poi mi suonano e io non so chi è, capito? Sì, perché io il mio lo riconoscono, io faccio fatica a riconoscere le macchine di tutti, quindi. E allora tu mi volevi parlare di un live che hai prossimamente? Ma sì, uno fra dei prossimi, il prossimo è domenica. Che hai una locandina, qualcosa da farci vedere? Ho anche, guarda, una locandina, come faccio a inquadrare? Dove si fa? Vado verso la telecamera, guarda. Prova ad andare verso la telecamera. Esco dall'inquadratura per ritornarci, vedi? E poi lo faccio vedere, che è questa. Si vede un po'. È al contrario? No, è giusta, no, giusta. Si vede bene? È domenica 5 settembre. Sì, si vede benissimo. Si vede? E guarda che bella, fai la foto lì. È al Maggiore, aspetta che si è spento un attimo. Vi aspetto alle 17 con i Flying Pasta, che è un progetto in cui faccio del rock anni 70-80, facciamo del rock anni 70-80, anche con brani originali. E insomma, alle località Primo Maggio è la Beer Festival, Salina Beer Festival, e quindi vi aspettiamo lì live per chi l'orario è alle 17, se non sbaglio, alle 17. Castelmaggiore, venite. Salina Beer Festival alle 17, Castelmaggiore di Bologna. Sì, che sì, giorno? Bologna. Domenica 5 settembre. 5? 5, domani l'altro. Domani l'altro. Quindi ragazzi, non mancate, ottimo spettacolo, buona birra. C'è Emil che ha una voce portentosa. Un furgone bellissimo. Col furgone, verrò col furgone. Ma comunque ragazzi, andate a ascoltare se riuscite Caruso, interpretata da Emi Spada, che poi l'hai fatta su quella base che aveva creato particolare Josh Groban, che è un baritono americano molto famoso in America, in Italia meno conosciuto, però è un presentatore nonché cantante incredibile, e ebbe anche l'onore di farlo qui al Duse per Raffaele Pisu, quando feci 70 anni di carriera al Teatro Duse qui a Bologna. Chiusi io lo spettacolo di Raffaele cantando Piazza Stupendo. Grande e Caruso. Stupendo, bellissimo. Benissimo. E progetti? Futuri? Progetti, al di là del singolino che vi ho detto uscirà appunto a fine ottobre, se tutto va secondo i piani, entrambi questi singoli, che sono uno appena uscito e l'altro che esce, faranno parte di un disco che uscirà sotto Natale, e che si chiamerà La parte destra del cervello. Mi piace, l'emisfero destro mi piace. Salutiamo Stefano Casadio, noto conduttore radiofonico, televisivo, creatore di grandi concorsi, Summer Pop Festival, Video di Classe, Faenza Pop Festival, che noi tutti conosciamo, dove siamo stati in giuria
eccetera, eccetera, conosciamo benissimo. Grande Stefano, un saluto. Mi raccomando, torna a organizzare qualcosa perché ci manca quest'estate, ci è mancato il tuo concorso, i tuoi concorsi. Oggi Emil ci porti due singoli qua, noi ti presentiamo con due bellissimi singoli, di cui il primo è Gabbie d'oro. Gabbie d'oro. Allora, prima lo guardiamo e poi ce lo spieghi? Dai. Grande, va benissimo. Andiamo, signori, il momento è catartico. Oh. Gabbie d'oro. Emil. Spada. Faccio botte con il tempo e maledico il firmamento. Bramo soldi per essere o non essere. Nel portafoglio solo tessere che servono ad acquistare quello di cui tutti noi non abbiamo bisogno. Devo respirare, urlare, è l'unica cosa che voglio. Sul mondo che è tutto mio, se per caso ho bevuto è meglio che non scrivo, non sopporto le regole, sono recidivo, quando sono sul palco, beh, comando io, non voglio sentir la morale da quelli che non sanno nemmeno tenere un segreto, lo considero un torto, mi fate urlare che sono fiato corto. Dici non è arte, ma almeno io urlo e affanculo la sorte. Beh, ragazzi, scriveteci. Ma questo è un gran video ed è un grandissimo brano. Andate subito su YouTube. Con questa bellissima ragazza. Condividetelo. Andate subito su YouTube e lo condividete, per favore, subito, nelle vostre pagine, nei vostri social. Emil, come mai questa ragazza cambiava sempre vestiti? Ogni situazione cambiava abito. Dunque, in realtà, nonostante il brano sia atto pensato per richiamare l'attenzione, è un brano che va contro la società, cioè attacca la superficialità della società. Quindi anche il fatto di prenderla con la mano, no, e spostarla sì, nelle varie location... E fra l'altro voglio anche ringraziare colui che ha creato la copertina del singolo, che è Pasta Volante per gli amici, che sapranno chi è, e che ha creato appunto l'idea del fatto che comunque a seconda del punto in cui tu vai, cioè tutt'oggi, sei costretto a indossare degli abiti perché la società ti vuole così.
Quindi lei è molto acqua e sapone all'inizio e alla fine del video, mentre durante la giornata, se ci fate caso, ride sempre, sempre molto allegra. Però i due momenti, fra virgolette, in cui è triste, diciamo, comunque è se stessa, è all'inizio e alla fine. Questo proprio perché nella sceneggiatura volevo far arrivare questo messaggio. E cioè, il video l'hai scritto tu? Sì, la sceneggiatura l'ho creata io, poi Milo Barbieri che ha montato. Grande Milo Barbieri. E mi ha sopportato perché io sono molto puntiglioso, quindi ti telefono 40 volte al giorno per dire no, questo sì, questo no. Ce la presenti la ragazza? Però la mitica Astrid To. Astrid. Fantastica, ballerina incredibile, bravissima, andatela a cercare perché è veramente brava, merita veramente un sacco. Benissimo ragazzi, salutiamo intanto Gianluca Naldi che ci sta chiamando, ci sta salutando, grazie, saluta tanto Emi, in bocca al lupo Emi. Ciao Gian. Salutiamo Diego Gerbo da Vicenza che ci sta seguendo, ciao Diego, so che non perdi una puntata da Vicenza, grazie mille, ma andiamo a bomba a parlare di questa sera. Questa sera... Cosa fai questa sera? Questa sera sono qui. No, beh, questa sera è un brano che è nato, anche quello, legato a una persona che conosco che ha fatto un cambio radicale, ovvero ha proprio cambiato sesso. Ah, e sì. Io ho voluto dedicare un brano a questa persona perché è riuscita nel suo cambiamento nel corso di anni, sì, a quindi diventare se stessa. Diventare bellissima questa storia, stupenda. Allora, questa sera Emi Spada, regia che dona. Senza il profumo della tua pelle è dura render magica questa sera. Altro che luce e musica d'atmosfera, esser nei tuoi occhi per me come bere. Tu mi dicevi ti voglio vivere, senza di te faccio fatica anche a ridere. C'è un cielo limpido pieno di stelle, soffice a vederlo come i tuoi capelli, come un tuo abbraccio quando viene dal cuore, che tre minuti è come fare l'amore. Tu mi giuravi non mi è mai successo che qualcuno mi capisse come mi hai capito te. È un'alchimia qualcosa di speciale che io non riesco a quantificare. Se mi dai una mano proviamo a capire, ma adesso guarda, mi basta sognare. Per questa sera ho preparato tutto, manchi solo tu per renderlo perfetto. Però non so se esisti veramente e se veramente sei così importante. Tu mi dicevi fidati di me, io ti assomiglio più di quanto tu assomigli a te. È un'alchimia qualcosa di speciale che io non riesco a quantificare. Se mi dai una mano proviamo a capire, adesso guarda, mi basta sognare, mi basta un tuo respiro, una carezza, mi basta che mi dai una certezza, mi basta solamente che mi dici, forse non è amore ma non siamo amici. Sei qui davanti nello specchio, sempre così bella che mi togli il fiato. Dammi un abbraccio, fammi battere il cuore, voglio farmi male, voglio far rumore. Adesso sono io che grazie a te avrò la forza per sorridere e vivere.
Complimenti per questo brano, Emil. Sei cambiato tantissimo da questo video, abbiamo notato. Qualche chiletto. È vero, Cleary, io ho visto che c'era 12 kg in più nel video di È cambiato molto, è cambiato molto. È proprio perché mi sono visto in quel video e ho detto, aspetta che devo darci una calmata. E allora nel prossimo, che sappiamo che c'è, cioè, insomma, i due emisferi, com'è la PAIL, l'emisfero? L'emisfero destro e l'emisfero sinistro vanno a... Però il tuo nuovo... Ah, il mio si chiamerà la parte destra del cervello, che è quella della fantasia. Ma Emil, vuoi lasciare un messaggio a chi ti ascolta? Esatto. Beh, intanto saluto tutti i miei amici e fans, si dice fans, e poi vi invito ad andare su tutti i miei canali, su Instagram, su Facebook, che trovate sempre, basta digitare Emil Spada su Instagram, dovrei esserci solo io, credo, anche perché Emil è un nome abbastanza, almeno in Italia. Quindi Emil Spada. Esatto. Instagram ed Emil Spada sia... pagina Facebook che profilo. Profilo, io lavoro molto di più col profilo, cioè nel senso mi trovo molto di più sul profilo, la pagina in realtà la uso pochino, però la pagina sappiamo tutti che è infinita, nel senso che il profilo a un certo punto, quando raggiungi il numero sì, devi fermarti, la pagina invece di follower ne può avere, ma io poi rispondo a tutti, scrivetemi, fatemi domande, offendetemi, mi rispondo lo stesso, io sono abbastanza diretto, quindi mi fa piacere, ditemi quello che volete che io vi cosa rispondo. Cosa dici, Cleary? Lo possiamo promuovere, lo promuoviamo, lui fa benissimo essere così, accetta tutto, critica e non alla grande, perché così si cresce, no? Cioè anche con la, anzi la critica è meglio, così almeno vai a modificare quello che... Però io vorrei vedere un duetto con Cleary un giorno. Facciamo un duetto, Cleary. Lei con la sua voce particolare calda e te col tuo, io, guarda, col tuo ritmo, mi piacerebbe, è un'idea. Se può fa, scriviamo un brano e... è un mashup. Mashup. Particolare, dai, un mashup particolare, va bene. Chissà, magari facciamo Cleary E invece Cleary B, Cleary Emil. Intanto che fortuna che lui riesce comunque a fare i live, perché è importante questo. Io so che il 27 ottobre suonerò o canterò probabilmente al Baglioni a Bologna, devo ancora avere il prossimo live, è quello. Io annuncio il mio nuovo singolo anche tra poco. No, non sei più single? No, sono fidanzata. Annuncia che non è più singolo adesso. No, annuncia sul nuovo singolo. No, però vedrete ancora una Cleary bionda. Meno insomma, male, io vorrei il ritorno alle bionde come una volta. Lui ama le bionde così. Comunque sì, il mio nuovo singolo che uscirà a breve, e con proprio un cambio di genere totale, che sarà poi il mio, che è R&B. R&B, oh, vedi, Mora, non è più Cleary B, è Sacarione. No, esatto. Comunque sarà sicuramente, come dice qualcuno, comunque è stato un successo. Ti ha sconvolto. Comunque però. Vada, sarà un successo. Comunque vada, sarà un successo. Ti ha sconvolto, Marcello. Mi ha sconvolto. Allora io anch'io uscirò dal portone di casa la prossima settimana per tornare al mare. Tutti quanti davanti a casa di Marcello. Aspettarlo. Casa mia. E adesso ripensiamo alla nostra estate, ma l'estate è ancora lunga perché abbiamo tutto settembre e le previsioni sono di un'estate ancora lunghissima, si arriverà fino a novembre che sarà sempre estate, e comunque quando arriverà l'autunno, arriverà l'inverno, noi saremo qua con la nostra musica a e portare, ci divertiremo comunque l'estate. A portare comunque l'estate. Cosa dici, Cleary? La musica, guarda, porta sempre io estate. Dico solo una cosa, ho avuto un po' caldo quest'estate, ringrazio che l'estate sia finita, però nel senso sono contenta che insomma ci sarà un pochino più di sole, un po' più di fresco anche fino a novembre, come hai detto tu. Io amo l'estate, io sono africano, io amo la Libia. Io amo ancora il mio caldo, comunque va benissimo, mi va bene anche un po' di freschetto, ma no, quel freddo lì tremendo, no, vi prego, non lo portate no, più. No, non lo portiamo no, più, va bene. Non lo portate più. Va bene, vi diamo appuntamento al 10 settembre. Emil Spada è stato con noi. Ciao Emil. Grande Emil Spada. Seguitelo su tutti i social. Cleary B. Marcello Sara Romeo. Carione, Marcello Romeo. Cleary B. Emil Spada. Sara Marcello Carione, Romeo. Marcello Romeo. Ciao a tutti. Ci vediamo qui la prossima settimana. Chiudiamo con? Con cosa chiudiamo? Con la sigla. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Alla prossima. Ciao. Music Generation. Music Generation.
Generation. Music Generation.